spettatori, ora vi accarezzerò l'orecchio col piacevole mormorio del mio racconto. Potrete allora ammirare creature e sorti umane cambiate di forma e poi con mutua vicenda rimessi al loro stato. Però scusatemi se incapperò in qualche barbarismo, in qualche locuzione forense, ma io ho studiato il greco e il latino lo parlo rozzamente. Del resto, la varietà linguistica del mio racconto ben si presta alle caratteristiche magiche che qui narrerò. Comincio dunque un racconto di tipo greco. State attenti, spettatori, vi divertirete. Quel servizio mi ha fatto quell'amico che mi ha mandato a quest'uomo. Di certo in casa sua non c'è pericolo né di nuvole di fumo né di puzzo d'arrosto, ma busserò alla casa. Ehi, di casa, Milone, Milone! Serviti, serviti pure, come se tu fossi a casa tua. Serviti, guarda quanta roba da mangiare. Grazie, grazie. Ecco la lettera di Demea. Ah, caro, caro il mio amico Demea che mi manda un ospite di sì grande riguardo. Fotide, fai sedere il nostro ospite. Oh, grazie, grazie, io sto bene qui, chiedi, sa. Ma siedi, vuoi rifiutare tanta confortevole comodità? No, 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 mi devo sedere qui sopra. Ma certo, guarda quanto è bella, comoda, morbida. Siedi. Su questa sedia? Mi siedo, Siete! Ah, come sto bene! Per colpa dei ladri! A cavallo anche la gamba! Ah, per colpa dei ladri non possiamo tenere seggiole e mobilia a sufficienza! No! Non è colpa nostra! E che c'entro io? Ah, grazie! Dal tuo riservo! Sono le armi che pesano, non sono io che... Dal tuo riservo e dal tuo atteggiamento direi quasi di fanciulla! Avrei capito che tu sei di origine nobile, ma Demea me lo attesta nella lettera. Certo. Accetta dunque la nostra misera ospitalità. Ti darò una camera confortevole, uno sgabuzzino. Uno sgabuzzino? Ma sì, di traverso ci starai benissimo. La magia. La magia. Grazie Fresco! Grazie Fresco! Quasi quasi compro un po' di pesce da portare a casa di Milone, così non diranno che mangio a sbaffo. E il buon uomo, a quanto si vendono quattro di codesti bei pesci? Per voi, giovanotto, 100 sesterzi, è un regalo! Sarà meglio che mangi del formaggio. Il formaggio in questa città fa schifo. Non vi rimane appiccicato alla gola che non va né tu né tu. Mangiate pesce. E se me li dai per 20 denari te li compro. Ma fare fatto. Ma che? Che pesce è quello? Lepre di mare. Un lepre di mare? Ma è velenosissimo! Non si può mangiare! Ma qualcuno piace! Ma come a qualcuno? Voi mettete i pesci velenosi! No, datemi quegli altri, ecco! Di questi! Non c'è mica! Sono belli, sembrano balene! Sembrano quasi balene, guarda che bellezza! Ma quello è il mio amico Pizia, che non vedo da tanto tempo! Ehi, Pizia! Pizia, non mi riconosci? Sono Lucio! Caro Lucio! Ah, da quanto tempo è che non ci vediamo, eh? Da quando abbiamo lasciato la scuola del maestro Crizio, perbacco. Come mai questo viaggio? Te lo dirò domani. Tu piuttosto, Hai fatto carriera, Abito da magistrato! Sì, sono magistrato edile proposto alla nonna al commercio e mercati. Anzi, se ti serve di far spesa, ti potrò essere utile. No, grazie. Per oggi ho già comprato la cena. Ho comprato questi quattro bei pesci, sai. Fai vedere? Quanto ha pagato questa robuccia? Quel pescivendolo voleva 100 sesterzi. Sono riuscito a levargli di sotto con 20 denari. Sono belli, arrivano gli stessi. Guarda come sono freschi. Guarda che bellezza! Ma tu sei pazzo a pagare questa schifezza? 26 sterzi! Dammi questo!
Dammi qui. Ora ti faccio vedere. Uomo, alzati. Ti ho detto alzati. Alzati. Non solo ai nostri amici, ma nemmeno ai forestieri voi volete portare rispetto. Vendere dei pesci da nulla. A prezzi così alti, eh? E questa città, che è il giardino della Tessaglia per il caro Vida, voi la volete ridurre uno scoglio, un deserto? Ma la cosa non passerà, liscia. Ora ti faccio vedere in che modo, sotto la mia amministrazione, io unisco i miei padroni. Vediamo, vediamo! No, oh, che fai? I miei pesci! Ti diverto! Io no, però! Contegno, sono magistrato. Possiamo andare, Lucio? Basta avere ridotto in maniera così vergognosa. E povero vecchio! Ha dormito tutta la notte, quel poveraccio, che lo fa? E per mangiare, compra del formaggio, costa poco, te lo tirano dietro. A domani, Lucio! A domani, vatti a fidare degli amici! Sono rimasto con 5 denari. A casa di Milone di Panfila c'è da mangiare solo chiacchiere! Ho capito che là tornerà. Però voglio fare una cosa. Voglio fare un giro per la città. Sono nel bel mezzo della Tessaglia, celebre in tutto il mondo come la culla degli incantesimi e dell'arte magica. E il sole apra la bocca ed emetta qualche responso. Oh, perbacco! Ma quello è Lucio! Lucio! L'ho detto! Lucio! Non mi parlino! Lucio! Perché non ti fai avanti a salutare la tua parente? Ma io non vi conosco, signora, eh! Tale e quale il nobile Contegno di Salvia, quella brava e cara donna di tua madre. Non lo mangeremo questa sera, eh? Ma io stasera non posso, verrò a cena da te domani, eh! Oh, che acquazzone che verrà domani! Ma come fai a dirlo? C'è il cielo sereno, un sole che spacca le pietre. E il mio vino? Sì, sì, mi piace. Però io domattina vorrei essere sveglio di buon'ora. Però se vuoi potrai accompagnarmi nelle mie stanze. Ti mostrerò una collezione bellissima di che cosa? Farfalle! No, io domattina mi voglio alzare prestissimo per onorare il Dioniso. Ti saluto, arrivederci. Arrivederci. Addio, Lucio! Buono questo vino di Birrena. Deve essere di Cipro. Poi si chiama Birrena e fa bere solo vino. Non ho capito perché. Ti scongiuro, Fotide, fagli avere anche a me un poco di quell'unguento e sarò tuo schiavo per tutta la vita. Prego, vuoi provare? Sì! Aspetta! Finalmente potrò volare sui tetti della città, potrò entrare dalle finestre, vedere quello che succede nelle case, volare! Eccolo! È questo? Sì. È buono, è profumato. Mi strofino. Strofino. Tenimi chiuso, non vorrei far perdere qualche goccia. Spicco il volo, Fotide! Non riesco a volare! Non mi spuntano le penne! Mi spuntano dei peli lunghi, grossi! La mia pelle diventa dura come quella del cuoio! E sento la mia testa pesante! Lo sto diventando un uccello! Sto diventando qualcos'altro! Aiuto! Strano! Aiuto, Fotide! Aiutami! Sono rovinata! Tranquillo, signori, abbiamo qui gli animali più belli della regione. Allora pregai 7 volte la dea per farmi ritornare. Lucio, aiutami a tornare quello che ero prima. Rendimi la mia prima forma di Lucio.